Wella ragazzi, ciao a tutti da Nick, bentornati qui su Construction Simulator 22. Ragazzi, si va avanti, continuiamo a costruire la spiaggia della città. Naturalmente, come sempre, vi vado a ricordare che in descrizione, se può interessarvi, ci trovate un link che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati. Vi ricordo anche che in descrizione ci trovate i miei canali social. E poi mi raccomando ragazzi, se vi iscrivete al canale ricordatevi della campanellina per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblico un nuovo video sul canale, venite avvisati. Allora, qui c'è qualcosa che manca, o no? Ah no no no, li abbiamo già posizionati i pallet di mattoni. Allora, travi di legno, vediamo un po' quali, quelli da 2 e quelli da 3 credo. Credo, non ne sono sicuro. Sarà questo, ma sarà che è simile a quell'altro? Veniamo. Ok, pare che va qua. Ah, ma manca qualcosa. Pacchetto con telaio e legno del soffitto. Manca qualcosa, eh. Allora, scarichiamo questo qua. Vediamo un po' dalla visuale interna magari, ma dalla visuale interna sinceramente, ma come fanno dalla visuale interna che non si capisce niente? Cioè, nella realtà è così ovviamente. E io dico, come fanno che è veramente piccolo? E in qualche modo pare che ci arrivo. L'ho preso? No, cosa ho preso? No, è troppo complicato da qua, non si capisce niente. Allora, pigliamo questo pallet di legname, allora. Allora, però mi sa che mi manca un pallet, perché ne vedo due piccolini piccolini, ma me ne serve uno di quello medio. Cioè, questo è il pallet lungo, poi c'è il pallet medio, ma io lì mi pare che vedo due pallet piccoli. Quindi mi sa che mi manca un pallet medio. Che questi sono due pallet piccoli, anzi tre pallet piccoli. Ah, eccolo il pallet medio, mo l'ho visto. Sembrava uno di quelli lunghi, ok. Ok, eccolo qua il pallet medio. Quindi abbiamo ancora tre pallet piccoli e tre non so cosa. Va bene, sicuramente da utilizzare nell'ultima fase. No. Aspetta, mi sfugge qualcosa, raga. Cosa vuol dire con pose i mattoni? Forse ci devo cliccare. Ah, ok. Ci devo cliccare con la G. Aha. Certo, questa era una cosa bella se era da fare manualmente, no? Come nella realtà magari. Ok, stiamo costruendo una casotta. Forse gli spogliatoi, boh. Ok, ok, ok. Questa fase l'abbiamo fatta. Ora mi manca... consegna i componenti in legno. Questa cosa qui del consegna componenti in legno può essere che è una di quelle cose... ah, che devo andare qua. Ok, andiamo un attimo a piedi, che è davanti alla stazione di servizio. Pare che devo sbloccare un edificio. Che per caso c'è un collezionabile qua. A piedi non è proprio una bella idea. Devo attraversare l'autostrada, tipo. Ma cos'è? Ah, legname, certo, componenti di legno. Segheria scoperta, perfetto. Ok, allora andiamo... andiamo qui a vedere un po'. Devo comprare qualcosa. Questa è la fase di costruzione numero E. Vabbè, io non so dov'è l'ingresso qua. Entra. Ok, fase di costruzione E.
Fase costruzione è numero parti 1, acquista. Ok. Eccolo, è lui, dobbiamo venire qui a ritirarlo. Non lo so se può andare bene. Che mezzi abbiamo? Fuori? Non lo so. Andiamo a vedere dentro all'impresa se abbiamo qualche mezzo parcheggiato. Questo è interessante. Non lo so se può andare bene questo, ma l'ideale è questo. Allora, prendi, sali. Questo è l'ideale, andiamo sul sicuro. Per ritirare questo componente. Sicuro che con questo ce la famo. D'altronde il camion ce l'abbiamo, lo sfruttiamo. Allora, che distanza c'è? Cioè, ci vorrei andare manualmente, ma il problema è che con tutti i semafori che hanno messo in questa mappa, ti passa solo la voglia. È un bellissimo collezionabile. Ok. Ah, ma sono sicuro che è lontano comunque, va. Viaggio rapido. E se no qua col camion, tempo che arriviamo. Allora, dovrebbe andare bene. Prendiamo questo carico. No, mi sa che non va bene. O sbaglio? Sì, no, va bene, per fortuna va bene. Voglio dire, lo spazio c'è. Meno male che non ci sono venuto con l'altro furgoncino, perché quello mi sa che non andava bene. A posto. Possiamo quindi andare a consegnare il tutto. Qua ho ripiegato, direi, abbastanza bene. Allora, viaggio rapido, perché il cantiere dov'è? Questo? Sì. Vabbè, costa giusto 83 euro il viaggio rapido, niente di che. A quanto ho capito, più il mezzo è veloce e meno costa. Ma perché mi vuol far tornare indietro, scusa? Credo che l'ideale è prenderlo con la gru, perché da qua faccio fatica a scaricarlo. Vediamo con la gru. Ok. Piano piano. Piano. Un po' complicato è da usare. A posto. Potrei anche andare a parcheggiare un paio di mezzi che ormai vedo buttati qua fuori inutilmente, perché quando li parcheggiamo poi vengono autoriparati nel nostro garage. Quindi tenerli qua fuori significa che non serve a niente. Più a destra. Va bene. Allora, facciamo un attimo questa cosa. Questo lo parcheggiamo, perché tanto mi sa che non fa niente. Parcheggiamo. Noi paghiamo, perché per portarli indietro, il viaggio rapido che li riporta indietro lo dobbiamo pagare. Il camion non lo so se mi serve, a dire la verità. Parcheggiamo per ora. La betoniera potrebbe servirmi. L'autoribaltabile mi potrebbe servire.
Ok. Per ora ho parcheggiato quelle quattro cose che penso non mi servono. Questo pilastro va qua sulla destra. Mi sa che quest'ultima fase è più lunga di quanto pensavo. Ah, ho preso questo pezzo qua. Buona. Eccolo qua. Ok. Allora, mo cosa devo costruire? Un secondo piano qua? Mamma mia. C'è veramente da usare tantissimo la gru in questo lavoro. In questo lavoro c'è da usare un botto la gru. E che poi sta gru mi fa venire i giramenti di testa. Ci siamo? Ci stanno un mucchio di pannelli da applicare. Attenzione. Madonna santa. La gru è bella però. Ok, siamo ancora al 64%. Il primo 50% del lavoro è stato facile, ma quest'ultimo 50% del lavoro sta richiedendo più tempo del previsto. Pensavo, dico, vabbè, ce la faccio in questo gameplay a finirlo il lavoro. Se ho fatto il 50% nell'altro gameplay, ho pensato, prossimo gameplay ce la faccio a finirlo. E invece mi sa che qua il lavoro me l'hanno allungato di brutto. Allora, vediamo un po'. Speriamo che mi fa fare qualcosa di diverso mo tra poco dalla gru. Oh, andiamo, Madonna, che complicato che è. Ok. Mettiamo questo qua. Ancora? Fatto! Mezzo miracolo. Ok. Dobbiamo allora spostare questi ultimi pallet a quanto pare. E ovviamente poi con questi ci dobbiamo fare qualcos'altro. E qua si tratta di legname, quindi. O qualcosa di simile. Allora, vediamo questi dove vanno messi. Comunque, sempre con la gru mi ritrovo. Allora, devo mettere uno e uno qua. Ok, ora uno di pannelli isolanti. Ok, raga, questo è l'ultimo che dobbiamo posizionare. E poi non abbiamo più da posizionare niente. Siamo al 69% con il lavoro. E mo vediamo, certo, questo 30% mancante sarà qualcosa da fare, ovviamente. Piano piano, piano piano. Qua. Alleluia. Ok, te pareva. Installa qualcos'altro. Che devo installare? Ah, installa nel senso che devo scendere a piedi, credo. Vediamo. Ok. Ok, pare che devo solo. Questo è facile facile. Questo è giusto. Vai lì, schiaccio un tasto e via. Ok, buono, questa parte è facile facile. Vediamo, però ancora manca 21%. Ovviamente mo questa cosa qua ci porterà un po' più avanti. Mancherà ancora un 15%, penso, 17%. Sgombera l'area. Oh! Allora con la gru non c'è più niente da fare. Smantella. E me devo togliere con questo. Allora, togliamoci di qua. Ok, forse abbiamo finito, vediamo. No, non abbiamo finito. Consegna e scarica la sabbia. Ok,
Ok. Ok, dobbiamo andare a prendere un pochino di sabbia. Qui alla segheria devo andare, non può essere. A segheria non vedo che caspita c'ha a che vedere. Viaggio rapido, andiamo. Meno male che ho lasciato fuori questo mezzo, perché dobbiamo andare a prendere un po' di sabbia. Potrei anche comprarla direttamente dal cassone, ma ovviamente la pago di più. Alla fine il viaggio rapido mi costa poco, non è che è costosissimo. Paghi quei 200 euro, ma se la sabbia la devo comprare dal cassone direttamente, mi sa che la pago almeno il 50% in più. Quindi passare un attimo per di qua in teoria mi fa risparmiare. Allora, un bel carico di sabbia. Va bene anche così. Pagata? Boh, non ci ho neanche fatto caso. Viaggio rapido. Ok, questa sarà una cosa abbastanza semplice da fare. Ah, la sabbia la dobbiamo consegnare qua. Quindi noi la sabbia la scarichiamo mo. La dobbiamo scaricare qua. Magari ci basta pure. Ci basta, ci basta. Sgombera l'area. Ci dobbiamo togliere completamente. Togliamoci di qua. Allora ancora manca qualcosa. Consegna e scarica la sabbia. Ok, allora famo così, la sabbia me la compro. Non lo so quanto l'ho pagata la sabbia comprandola di là. Comunque sia, io mo faccio così qua. Andrà bene così? Aspetta, mo consegniamo... Consegniamo la sabbia un pochettino mettendoci da questo lato. Sta bene. Ci siamo tolti il pensiero della sabbia. Ma mo fammi capire. Mo fammi capire. Praticamente devo portare qua dei pacchetti di legno, ma la gru non c'è più. Quindi mi tocca andare col camion che ho parcheggiato, mi pare. Quindi andiamo un attimino nell'impresa parco mezzi, tiriamo fuori di nuovo questo, tiriamo fuori di nuovo questo, sali. Per forza. Devo fare pure due viaggi, ovviamente, perché sono due. E allora, aspetta, devo andare alla segheria, entra, l'ultima fase, acquista... E per caso c'è la possibilità di farseli portare? Pare proprio di no. Mo, peccato che non posso caricare. Forse li posso caricare tutti e due. Ci potrei provare uno sopra l'altro, ma ne dubito. Ok, dai, viaggio rapido. Tanto paghi 100 dollari. Euro, siamo in Europa, mi pare, euro. Allora, vediamo dov'è. Eccoli qua. Modalità operativa. Penso che questa deve essere l'ultima fase, forse. Vediamo quello più lontano per cominciare.
Allora, vediamo un po'. Piano piano. No, ce l'ho quasi. Ok, non lo so se questo lo posso mettere. Magari così non faccio due viaggi. Ci posso provare. Allora, e mi sa che... E mi sa che mi tocca fare due viaggi. Sì, raga, dobbiamo fare due viaggi. Sta bene. Una cosa mega veloce, dai. Viaggio rapido, così finiamo in questo gameplay sto lavoro. Allora, modalità operativa. Consegniamo il primo. Aggancia. Sgancia. Ok. Torniamo di nuovo qua. Straveloce, sì, se dovessi viaggiare manualmente ci metto 2 ore a fare i lavori. Ok, raga, questo è l'ultimo. Prendilo. Oh. A che mi sta picchiando per culo? Allora. Preso. E andiamo a posizionarlo qua. Ok, rimuovi i materiali da costruzione. Allora, direi che un attimino con questo ci togliamo proprio di qua. Ok, io ne ho portati 2, ma qua me ne segna 3. O forse quello... Ah, quello forse è quello che ho portato prima, boh. Ah, io penso che ormai ci siamo. 94%, penso che ormai l'abbiamo finito il lavoro. È durato un po' più del previsto. 97, abbiamo finito. Ma mi dovrebbe pagare, ecco. Sgombera il cantiere, proprio tutto. Vabbè, che ci vuole? Parcheggia, parcheggia, parcheggia e parcheggia. Così, oh, 1 milione, abbiamo esattamente 1 milione, raga. Mi devo togliere di qua, dal cantiere, devo uscire. Dove mi devo mettere? Ah, proprio devo uscire fuori, 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 fuori. Ok, parla con l'investitore. E abbiamo finito il lavoro, raga. The opening of the new city beach in a couple of weeks is sure to make an impression. Vabbè, lo so, tutti verranno qua a farsi i bagni. Sì, siamo d'accordo. Finito! Bene, già ci saranno le macchine parcheggiate, già si stanno a fare i bagni. Ok, raga, ma che bello. Guardate cosa abbiamo costruito. Ora mi vengo a fare qua, io, le vacanze. Certo, peccato che manca la gente. Se no era, vabbè, di notte. Però comunque è fichissimo. Bisogna ammettere che è fichissimo. Ok, ragazzi, conclude il gameplay. Vabbè, oggi non abbiamo fatto acquisti perché alla fine non c'è voluto nulla di nuovo. Vediamo poi... Nei prossimi lavori sicuramente qualcosa ci vorrà. Va bene, allora ragazzuoli, io concludo, spero vi sia piaciuto il gameplay. Ancora una volta vi ricordo che in descrizione ci trovate un link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati. Ci becchiamo presto ragazzi, ciao, alla prossima.